Nauwen Perez, signori, nuovo giocatore del Napoli, trovato dopo un anno il sostituto del coreano Kim. Siete così sicuri? No, vabbè. Mi prenderò una marea di insulti sotto questo video, ma non mi interessa, continuerò come al solito con la mia linea ben precisa. Ovvero che il Napoli, con tutti i soldi che poteva spendere e con quello che doveva prendere, per me ha fatto un disastro, una cozzaglia di giocatori infinita. Cioè, cambiare 5 giocatori a gennaio e non prendere, secondo me, nessuna certezza. Ricordiamo sempre che il Napoli è la squadra campione d'Italia. Tifosi del Napoli, che mi criticherete tanto, ricordatevi che siete la squadra campione d'Italia. Ricordatevi dove state andando e ricordatevi come avete giocato la finale Supercoppa italiana. Nauwen Perez è il nuovo difensore del Napoli. Non te l'hanno regalato, eh? Perché? Perché sei andato a comprare un giocatore che aveva nei confronti del suo club di appartenenza prima dell'Udinese una clausola di ricompra del 50% se l'ingaggio del giocatore era superiore ai 10 milioni di euro. E visto che Pozzo ha chiesto 20 milioni di euro e si chiuderà sui 16-17 milioni di euro, ragazzi, 17 milioni per Nauwen Perez non trovate di meglio? Non lo so, adesso vi spiego chi è. Tanti dicono è quello che serviva, grande difensore. Io ho i miei dubbi e continuo a nutrire dubbi perché vorrei, nel mio piccolo, cercare di levare i prosciutti dagli occhi ai tifosi del Napoli. Buonasera a tutti, ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo video parlerà ovviamente del difensore, nuovo difensore del Napoli. Lasciate un bel like per sostenere il canale, attivate la campanellina, condividete il video. E iscrivetevi al canale, ragazzi, sono stanchissimo, scusate, per tutte queste notizie oggi mi fanno incespicare, mi fanno arrotolare la lingua. Nauwen Perez, ragazzi, giocatore che per la difesa a 3 sembra essere perfetta, l'Atletico Madrid con il Cholo Simeone giocava a 3, all'Udinese ha giocato sempre a 3, per Mazzarri che ormai giocherà con la difesa a 3, sembra essere il protagonista perfetto per completare il pacchetto difensivo, probabilmente a sinistra con Rachmani a centro e Di Lorenzo a destra. Ieri è stato ufficializzato Dendoncker, di cui non ho voluto parlare perché per me è meglio non parlarne, perché è vero che è un giocatore d'utile, è un giocatore con tanta esperienza, però vi ripeto, è un prestito con diritto, quindi sicuramente il Napoli poi potrà decidere di... Ma ragazzi, 10 di qua, 15 di là, 20 di là, 30 di là, ma non bastava spendere 40 milioni per un bel difensore e prenderti un centrocampista, almeno per gennaio? Poi voi ragazzi mi potete dire quello che vi pare. Io questo acquisto non lo condivido. È vero che ti servono numericamente, no? Østergaard adesso andrà al Genoa e ti serve un centrale di difesa. Perez è abituato alla Serie A, comunque ha un passato all'Atletico Madrid. Fino all'anno scorso è stato nella selezione argentina. Non credo che però sia partito per il mondiale, quindi non credo sia campione del mondo. E se mi sbaglio, ditemelo. E arriva per una cifra importante, ragazzi. Nauwen Perez arriva per una cifra importante e avendo l'Atletico una percentuale sulla ricompra e poi una clausola sul contratto della possibile rivendita, si parla, no? Che fino al 1 luglio l'Atletico Madrid lo può riacquistare per 12 milioni e mezzo e nell'anno solare, quindi fino a luglio dell'anno prossimo, mi pare per 15 milioni. Quindi rischia il Napoli di farci addirittura la minusvalenza. Poi bisogna vedere come De Laurentiis pagherà il giocatore a Pozzo, però di solito De Laurentiis è uno che è abituato a tirare fuori i soldi tutti e subito, quindi questa credo che sia la formula. Un giocatore sicuramente fisico che può essere considerato interessante e che probabilmente per il nuovo modello mazzarriano al Napoli va bene. Però io sarò impopolare, ragazzi, ma io cerco sempre di dire quello che penso. Per me non è Perez che risolve i problemi difensivi del Napoli, è l'atteggiamento del Napoli che deve cambiare per migliorare la fase difensiva. Perché se il Napoli ha deciso di chiudersi dietro e ripartire, secondo me non ha né le caratteristiche né la qualità per farlo. A meno che fino a che non torna Osimhen dalla Coppa d'Africa, se poi tornerà e come tornerà, viste le, diciamo, recenti notizie sul futuro di Osimhen. Cioè, il Napoli ha un'involuzione totale e secondo me ha un'involuzione anche nei nomi. Perché? Perché non c'è più uno scouting che va a cercare i giocatori, secondo me, forte. Cioè, quello che posso ad oggi, diciamo, realisticamente vedere come un ottimo affare, anche se secondo me è stato strapagato, è quello di Ngonge. Però, ragazzi, per il resto, per me, è un mercato normalissimo. Come lo dico per tante squadre, non è il numero di giocatori che compri, è la qualità dei giocatori che compri. Poi io sono il primo e sarò il primo, e ve lo confermo qui, che se mi sbaglio su questa opinione, sarò il primo a dire che ho sbagliato.
come al solito, perché magari il Napoli con questa campagna acquisti si mette a posto, arriva quarto, arriva terzo, io non lo so dove può arrivare, e io dirò complimenti a De Laurentiis al lavoro che ha fatto e ai giocatori che ha acquistato. Ma visto che io questa cosa non la penso, anzi, vedo un Napoli che non ha, che ha le idee completamente confuse. Oggi pare, no, di una visita di Aurelio De Laurentiis al a Castel Volturno, quindi sicuramente avrà parlato con Mazzarri, con la squadra. Insomma, Dendonker e Nauen Perez li aveva praticamente ufficializzati, anche se non aveva detto i nomi, dopo la finale di Supercoppa, ha detto che sarebbero arrivati altri due profili, quindi siamo a 5 in questo mercato di riparazione. Mazzocchi, rapporto qualità-prezzo buono, quindi ci sta. Gonge, 20 milioni, Traoré in prestito, Dendonker in prestito, Nauen Perez per la difesa. Tutti nomi utili, per carità, ma non i nomi che secondo me si dovrebbe aspettare la squadra campione d'Italia. Soprattutto perché, ripeto, e questo è un punto a favore del Napoli, il Napoli è una società sana che può ovviamente spendere e può investire, e da quest'estate ha iniziato, invece che un'involuzione positiva, una, diciamo, evoluzione positiva, una completa involuzione, e il campo lo sta confermando, ragazzi, l'ultima partita vista lo sta confermando. Non vi fate fuorviare dal 3-0 alla Fiorentina, perché il 3-0 alla Fiorentina è dettato anche dall'avversario che uno si trova di fronte, perché la Fiorentina è attaccabile in quel modo. Lo ha fatto tante volte anche la nostra Roma, di attaccare quelle squadre così. L'Inter, una squadra più pronta, non ti ha fatto fare un tiro in porta, ovviamente. E secondo me questa, per i tifosi napoletani, che ancora continuano a criticarmi sotto i video o a criticare chiunque critichi quello che sta facendo il proprio presidente, lo trovo veramente, ragazzi, incredibile. Cioè, ma come fate ad essere contenti? Cioè, voi avete venduto per 50 milioni quest'estate un signor difensore come Kim e vi siete accontentati di Nathan, e adesso sarete contenti per Nauen Perez. Per Dendonker, ho visto video, grandissimo colpo Dendonker. 3 anni fa, 4 anni fa, quando era sulla bocca di tutti, faceva panchina alla Aston Villa, giocava con Wolverhampton, non mi pare che questo giocatore sia andato al Bayern Monaco. Il Napoli l'anno scorso ha fatto un quarto di finale di Champions League e ha vinto lo scudetto. Ma ce ne rendiamo conto, ragazzi? Ma voi forse non vi rendete conto. E non puoi essere esaltato per Nauen Perez, che con tutto il rispetto ha fatto bene i primi 6 mesi l'anno scorso come tutta l'Udinese, e poi ha avuto un'involuzione, perché comunque è un giocatore sempre esposto al cartellino, è un giocatore molto fisico, è un giocatore che comunque picchia tanto, è un picchiatore Nauen Perez, non stiamo parlando di un giocatore con grandissima qualità anche dietro di impostazione. Questo ti fa capire qual è la direzione del Napoli. Se per voi va bene, bene, ma io che faccio video e che devo dire la mia opinione e devo essere coerente con il mio pensiero, dico che questo è un colpo che fa numero, non fa qualità, fa numero, giusto per, sai cosa? Ingraziarsi un pochino la piazza per far vedere che ci stai provando, quando in realtà stai vacillando, stai vagando nel vuoto e non stai facendo, secondo me, nulla di positivo per la squadra che l'anno scorso ha ottenuto meritatamente, giocando il miglior calcio d'Italia, lo scudetto. Scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate, ragazzi. Dal vostro Andrea, un grande abbraccio. Ci vediamo al prossimo video.